opera, il cielo mi è testimone, sì, già. Ebbene sì, quando il grazioso demonio della signora Berna fa di me quello che vuole, ma io ne ho il principio, mai avere per cliente una bella donna, e per giunta una donna maritata, è pericoloso, pericoloso, l'opera, per esempio, non sono capricci, alle due in piazza, che voleva dire, aspettatemi in eterno, e già, io ho aspettato, sì, fino alle tre, e già, e poi, aspettando, ho visto la tutta realtà, sì, la tutta realtà, che lei non veniva, continuava a non venire, e allora me ne sono andato furioso, avevo tutte le ossa rotte, ma ora eccomi finalmente a casa, dalla mia dolce Ivonne, già. Le chiavi, perbacco, dimenticate nell'altro vestito, e adesso, già, scassinare la porta, ma non ho gli strumenti, suonare, no, per carità, mia moglie mi ucciderebbe, già, dovrò dormire sulle scale, al freddo e al gelo, Susanna, anche questa dovrete ripagarmi, sì, già, sedotto, abbandonato e congelato, sì, già mi vedo domattina, sì, distrutto, annientato, e quasi, dovrei prescrivermi una ricetta, già, mi assicuro me stesso, come curo i miei clienti, Sto fresco, sì. Oh, e se domani chiamassi un medico omeopatico, Ma, chissà, forse sarebbe opportuno, già, ma... Ho ancora sonno. È sempre al momento di alzarsi che si ha più voglia di dormire, questo è dimostrato. Ergo, l'uomo dovrebbe aspettare di essere alzato per andare a letto. Ma io sto ancora sbadigliando fino a slogarmi la mascella. Forse dipende dallo stomaco. Lo chiederò al signore. Che piacere essere al servizio di un medico, Si ha sempre un medico al proprio servizio. E per me che sono cagionevole di salute, sono di costituzione... nervoso linfatica, ecco, come dice il signore. Ah beh, qui mi trovo bene, ma mi trovavo meglio 6 mesi fa, prima che il signore si sposasse. Ah, ma non posso lamentarmi, la signora la vedrete incantevole, è proprio quella che andava bene per noi e per il signore e per me. Ma su, è ora di svegliare il signore. Anche questa è bella, La camera del signore da una parte e quella della signora dall'altra. C'è da chiedersi come mai ci si sposi, ma pare che si usi nell'alta società. Signore? Signore? Dorme sodo. Signore?
Come? Nessuno? Il letto intatto? Ah, ma allora il Signore stanotte non è rientrato. Sta prendendo una brutta strada il Signore. E la povera sposina, beh, dormi fiduciosa. E questo non è bene. Signora. Il Signore si è alzato? Sì. Cosa? No, no, sì, sì. Mi sembrate turbato. Io turbato, signora? Mi guardi bene. Io turbato? Sì. Non entrate. Che idea? Perché mai? Perché il signore è malato, ecco. Malato? Ma appunto, il mio dovere è quello di... Sì, ma c'è tanta polvere di là, sto facendo le pulizie, poi le finestre sono spalancate, ecco. E quindi... Come? Mentre mio marito è malato, cosa mi andate raccontando? Ma no, ma io... Fritto, è fritto! Ah, è peggio per lui, io ho fatto quel che ho potuto. Il letto non è disfatto. Mio marito ha passato la notte fuori. Ah, vi faccio i miei complimenti, Stefano. Il Signore deve pagarveli molto bene questi servizi. Ma io volevo evitare alla signora di... Siete troppo caritatevole, vi ringrazio. Ah, dopo 6 mesi di matrimonio. Ah, è spaventoso. Peggio per lui, ma io su queste cose non transigo, ecco. Chi è? Aprite! Sono io, su! Il signore! Aprite! Prego, signore. Sì. Ecco, Stefano. Tenete. Ma il signore non è rientrato questa notte? Sì, no, sì. Silenzio! La servitù di oggi, ecco. Ma la signora sa qualcosa? Appena uscita di qui e se devo giudicare dalla faccia. Ah, sì, allora, accidenti! Accidenti! Signore, è molto grave quello che fa il signore. Se il signore volesse ascoltare il consiglio di un amico. Ma quale amico? Io, signore, io, signore. Mantenete un po' le distanze voi. Oh, mio Dio, che notte. Ho dormito sulla panca delle scale. È già un miracolo se non mi sono buscato una ventina di reumatismi. Ma prima che mi ci riprendono al ballo dell'Opera, ne vorrà. Ma il signore è stato al ballo dell'Opera allora, Sì, noi occupatevi dei fatti vostri. Sì, va bene, è lo stesso. Stefano, tornate in cucina. Non bisogna essere maliziosi per capire che il signore ha fatto bisboccia tutta la notte. Andate su, andate in cucina, andate. Ci vado, signore. Che già. La servitù di oggi. Vediamo e sentiamo che cosa fa la mia dolce Yvonne. Finalmente! Eccomi, sì, qui. Tu hai dormito bene? Come sei mattiniera. Anche voi, no? Sì, io ho avuto un lavoro da fare. Dove avete passato la notte? Dove avete passato la notte? Sì, dove ho passato la... ma come? Ma non te l'ho detto ieri lasciandoti, vado da Bassinè. È molto malato, Bassinè. E avete passato la notte da lui? Certo, tu non sai in che stato si trova, Bassinè. Molto malato. E l'avete vegliato in abito nero?
Sì, sì, in abito nero, sì, esatto. Ma no, ma ora ti spiego, cara. Ecco, Bassinet è talmente malato, no? Che la più piccola emozione lo ucciderebbe. Sai, allora per nascondergli la situazione abbiamo organizzato una festicciola a casa sua, con molti medici, insomma, un consulto in abito nero, ecco, sì. E poi abbiamo anche ballato, sai, sì, ma sempre per nascondergli la... certo, e così, ballando, ma facendo finta di niente, sì, col colira che lui ha, ci scommetto morirà, ma era divertentissimo, sai, spesso, cara, con i malati bisogna usare dei sotterfugi. Veramente geniale. E quindi è spacciato? Spacciato sì, ma non se la caverà. Ha solo tre ore di vita. Il signor Leopoldo Bassinet. Che? Direttamente dall'oltretomba. Buongiorno, caro dottore. Sì, ma zitto, siete malato voi. Chi? Io? Ma cosa dite? Come state, signor Bassinet? Benissimo, come vedete? Ma no, ma non si vede, sta male, sta malissimo, sì. Perché il male è interno e non esterno. Volete, cioè, siete malato voi. Cosa? State zitto. Sono malato? Sì, certo, non ve ne siete accorto. Avete soltanto 7 ore di vita. Non erano 3. No, abbiamo avuto una proroga. Dio mio, cosa dice? Posso guarire? Ah, temo di no. Che... Posso fare qualcosa? Ah, sì, provi con i bagni di fango, no? Forse con l'umidità, magari. Potrò guarire? No, assolutamente no. Ma almeno si abituerà alla terra. Ma è proprio per questo che mio marito ha passato la notte accanto a voi. Ha passato la notte accanto a me? Lui, il dottor Mulino. Ma lascialo stare, ma non ve ne siete accorto. Oh. Lascialo stare, non vedi che delira. Sì, è un'agonia cronica in stato delirante acuto. Sono le più mortali, cara. Le meno mortali. È chiaro, mi tradisce.